Buonasera a tutti, benvenuti alla seconda lezione del Master Breve in Trading Forex. Facciamo un piccolo test audio, se cortesemente siete così gentili da dirmi se sentite tutto quanto. Vediamo, io ho... perfetto. Ho l'ok da parte di tutti quanti, provo a alzare un po' il volume per vedere appunto così che si senta tutto quanto. Benissimo, allora benvenuti come dicevo alla seconda lezione del webinar del Master Breve in Trading Forex, appunto un percorso completo di 6 lezioni nel quale appunto arriveremo ad essere autonomi sul Forex in particolare, nel trading più in generale. Oggi vedremo, continueremo quello che abbiamo appreso appunto la volta precedente e in particolare oggi ci occuperemo insomma, arriveremo fino a parlare delle figure dell'analisi tecnica. Ecco, un attimo solo, ecco qui ho la chat, perfetto. Ho tutto quanto sotto controllo, scusate se prendo un attimo di confidenza con lo strumento che mi è stato dato per chiacchierare con voi. Benissimo, allora partiamo appunto come vi dicevo dai concetti fondamentali di trend per poi arrivare fino alle figure di inversione e continuazione dell'analisi tecnica. Che cos'è il trend? Di fatto, un po' l'avevamo già visto nella scorsa lezione parlando della teoria di Dow, il trend, il concetto di trend è un concetto essenziale nell'analisi tecnica. Infatti tutti gli strumenti che utilizziamo, tutto quello che di fatto stiamo imparando e impareremo oggi, viene appunto utilizzato per individuare il trend. Ok, quindi tutto quello che facciamo ha come scopo primario questo, di fatto l'obiettivo ultimo dell'analisi tecnica è proprio questo, l'individuazione del trend. Il trend che cos'è? Il trend non è nient'altro che la direzione del mercato, ok? Quindi è importantissimo avercelo ben chiaro, perché noi guadagniamo facendo trading se riusciamo a beccare il trend, ok? Quindi chiaramente ne consegue che dobbiamo essere in grado di individuarlo. Allora, il trend può essere rialzista e come abbiamo visto la scorsa volta deve avere max e min, quindi massimi e minimi crescenti, ribassista, quindi con massimi e minimi decrescenti. Il trend può essere anche laterale. Trend laterale significa che massimi e minimi non sono né crescenti né decrescenti. Vuol dire che il mercato si muove in laterale, appunto. Ok? Quindi non ha un movimento direzionale, ma appunto è non direzionale, proprio perché si muove in laterale. Questo momento, il momento laterale, è il momento peggiore per noi analisti tecnici, perché è un po' il momento dove tutti gli strumenti che noi utilizziamo, in particolar modo le medie mobili che poi vedremo nel corso di questo corso, scusate il gioco di parole, tutti gli strumenti dell'analisi tecnica in fase laterale non funzionano, ok? Quindi è un po' una fase dove si beccano magari qualche stop loss, insomma è una fase dove gli analisti tecnici subiscono di fatto un po' di frustrazione, ma vedremo comunque come gestire anche questo tipo di trend, ovvero il laterale, proprio perché di fatto poi gran parte del tempo i mercati stanno in laterale, quindi bisogna imparare a portare a proprio vantaggio questa situazione. I vari tipi di trend, vediamoli qui, soprattutto abbiamo 3 classificazioni per appunto parlare di trend, perché abbiamo il trend primario, il trend secondario e il trend terziario.
Quindi ho chiamato anche trend di breve, noi lo chiameremo trend di breve perché è un po' più comodo. Ora, vediamo, ecco qui un attimo che cerco di prendere la lavagna, perfetto. Allora, con, lo facciamo in bianco che funziona bene, con la trend line rossa, ecco qua, questa che vediamo qua, questo qui è la trend line che individua il trend primario. Quindi possiamo dire, appunto dopo vedremo come tracciare le trend line, possiamo dire tranquillamente che il trend principale o trend primario è al rialzo. Ecco, c'è Lucio che dice non si sente, provo ad aumentare un po', ma credo che tutti quanti sentano, anche perché prima abbiamo fatto il test audio. In ogni caso, questo è il trend primario. Dopo vedremo come tracciare le trend line. La trend line è al rialzo, quindi il trend primario è al rialzo. All'interno di questo stesso trend possiamo trovare il trend secondario che è rappresentato da questa linea blu, ok? E il trend poi successivo, ecco, c'è, dicono volume basso, proviamo ad alzare ancora. Ecco, così non dovremmo avere problemi, dovreste sentirmi molto meglio. Una conferma, chiedo a chi sentiva il volume troppo basso, per favore. Dovrebbe essere ok. Benissimo, quindi il trend secondario è questo che abbiamo individuato con la linea blu e poi abbiamo il trend di breve che come potete vedere, appunto, è rappresentato con la linea gialla. Tutti questi movimenti fanno parte dello stesso grafico, ma si riferiscono a tre periodi diversi, ok? Quindi è sempre bene tenere presente questo. L'abbiamo visto nella precedente lezione quando abbiamo parlato di time frame. Questa è una cosa un po' diversa dal time frame, perché all'interno dello stesso grafico abbiamo individuato i vari tipi di trend. Abbiamo individuato il trend primario, ovvero diciamo la direzione di medio-lungo termine, il trend secondario, questo indicato in blu, e il trend terziario o di breve termine, molto meglio di breve termine, che appunto è un po', diciamo, quello che determina i movimenti di breve periodo. Io sono convinto che vedere questo grafico con queste linee tracciate lo rende un grafico molto molto più comprensibile rispetto a qualsiasi altro, a un grafico dello stesso tipo, ma senza questo tipo di linee. Lo possiamo anche vedere, perché come sempre faccio questo esempio viene preso dal mondo reale. Ecco qua, vediamo subito, ecco, lo prendiamo dal mondo reale. Ed ecco qua, appunto, questo è il grafico che abbiamo appena visto. Visto così sembra più un casino, detto con un termine non molto tecnico. Ecco qua, scusate, ma questo software qui per la visualizzazione delle presentazioni è un po' incasinato, ecco qua, non si capisce più niente, un attimo solo, ecco qua, ecco qua. Perdonatemi, adesso arriviamo, ecco qua. Visto così, con tutte queste, diciamo, aiuti che ci indicano quello che è, quali sono i vari tipi di trend, risulta tutto molto più comprensibile, ok? Bene, andiamo avanti, questo è importantissimo perché appunto bisogna sempre sapere a che punto si è.
all'interno del trend, ok? Quindi bisogna sempre avere una visione di più ampio raggio. È come guardare un quadro, guardare un grafico di borsa. Se lo guardiamo da lontano, riusciamo a vedere la cornice, ovvero la trend line rossa. Se lo vediamo più da vicino, vediamo meglio appunto i particolari, come per esempio le figure, fino ad arrivare poi ai particolari come gli occhi, i capelli, il naso, eccetera, rappresentati dalla linea gialla. Benissimo, andiamo spediti perché le cose da vedere oggi sono tanti, i concetti fondamentali di trend comunque li avevamo visti anche settimana scorsa. Importantissimo per fare trading online sul Forex sono i supporti e le resistenze. Di fatto che cosa sono i supporti e le resistenze? Non sono nient'altro che i minimi, appunto, i minimi segnati dai vari mercati sono i supporti, quindi i minimi di prezzo. Vediamolo in un esempio, questi che vediamo qui adesso, usiamo il giallo, questo è un minimo del prezzo, questo è un minimo del prezzo, questo è un minimo, questo è un minimo. Tutti questi che ho indicato sono supporti. Cosa sono? Sono punti in cui il prezzo viene supportato. Il bello dell'analisi tecnica è che parla in maniera molto semplice. Supporto, esattamente come un supporto di qualsiasi altra cosa, un supporto che tiene un libro, è esattamente la stessa cosa. Qui i prezzi vengono supportati. Ok? Quindi è molto molto importante questo concetto. Torniamo alla nostra presentazione, ecco qua. I massimi vengono chiamati resistenze, stesso concetto ribaltato, ok? Quindi molto molto importante, i minimi sono supporti, i massimi sono resistenze. Un concetto fondamentale che quando prenderete un po' di capacità con il Forex vedrete che è assolutamente basilare, io spesso nei miei corsi utilizzo proprio delle tecniche basate su questo concetto, è che un vecchio supporto diventa una resistenza. Ok, quindi quando, come nel caso di questo esempio che abbiamo visto, un vecchio supporto viene rotto, quel supporto diventa una resistenza e viceversa. E viceversa cosa significa? Significa appunto che una vecchia resistenza a un certo punto diventa un supporto quando viene rotta. Vi faccio un esempio. Questo è il grafico dell'euro-dollaro giornaliero, quindi come sempre prendiamo casi assolutamente reali. Questa era una resistenza perché ha formato un massimo. Guardate cosa succede quando questa resistenza viene rotta e i prezzi poi tornano in prossimità di tale punto. Questo è esattamente quello che dicevamo. Una vecchia resistenza, quando viene rotta, diventa un forte supporto. A mio avviso, l'esperienza mi dice che l'esperienza mi dice che questi sono in assoluto i punti più importanti e più potenti dell'analisi tecnica. Ok? Quindi questo è un concetto fondamentale che poi tra l'altro lo vedremo perché rientrerà anche quando parleremo delle figure dell'analisi tecnica e vedremo anche le figure che ci sono in corso sui cambi in questo momento. Quindi molto molto importante questo concetto, davvero è basilare. Perché sono importanti i supporti e le resistenze? Che cosa succede ai supporti e alle resistenze? Allora, i concetti sono molti. Quello che appunto può succedere, ad esempio, a contatto con questo livello è qualcosa di molto semplice. Per esempio, c'è qualcuno che allora, di base questo livello, appunto, una vecchia resistenza è diventato supporto perché è importante? Ma intanto perché psicologicamente ci si ricorda di questo livello,
Ok, e soprattutto sui massimi e i minimi vengono posti tendenzialmente gli stop loss e gli ordini d'entrata. Ci sono tante persone che mettono lo stop loss poco sopra un massimo, ci sono tante persone che entrano sul mercato poco sopra un massimo, poco sotto un minimo. Ecco spiegato il motivo per cui questi livelli funzionano. Ok? È molto semplice, semplicemente su massimi e minimi si concentrano una gran quantità di ordini, cosa che fa sì appunto che i prezzi a tale livello rimbalzino, quindi una vecchia resistenza faccia da supporto ai prezzi che una volta raggiunto questo livello cominciano a funzionare. Sto mettendo l'accento su questo tipo di supporto e resistenza perché sono davvero importanti. Ok, quindi fateci caso, è davvero un tipo di supporto e resistenza che funzionano davvero molto molto bene. Su questo potrete vedere, magari facendo scorrere i grafici che appunto voi avete sulla vostra piattaforma, davvero sono tantissimi i casi in cui una vecchia resistenza diventa supporto e davvero funziona. Poi lo vedremo anche meglio con casi reali. Ecco, qui ne abbiamo un altro, per esempio, vi faccio vedere. Questa era una vecchia resistenza, addirittura una doppia vecchia resistenza, guardate qui, ha respinto i prezzi, quindi questo è molto importante. Bene, andiamo avanti. Una cosa importante per quanto riguarda i supporti e resistenze sono i numeri tondi, ovvero i numeri interi, diciamo. Funzionavano già tantissimo quando si faceva trading con le azioni, oggi fare trading con le azioni non ha molto più senso. Appunto perché è molto meglio fare trading col Forex piuttosto con gli indici, ma il Forex è di gran lunga più liquido. I numeri tondi che cosa sono? I numeri tondi sono semplicemente dei numeri interi. Voi vi accorgerete di come, guardando i grafici, tantissime volte quando si raggiunge un numero intero, per esempio 1,38, i prezzi vengono stoppati. Oppure, come vedete qui, 1,35. Come possiamo vedere qua, 1,31. Insomma, sui numeri interi qualcosa succede. Allora, vediamo un attimo. Ok, adesso c'è qualcuno che fa qualche domanda. Risponderò nel corso del corso, ecco, quindi perché tante volte magari qualcuno fa qualche domanda alla quale risponderemo già in automatico proseguendo il corso. Quindi quando mi interrompo un attimo è perché comunque cerco di avere un contatto con voi. Benissimo, quindi importante i numeri tondi. Lo vedremo soprattutto quando poi entriamo nel vivo della parte pratica. Questo è sicuramente una questione da tenere ben presente. Spesso e volentieri sui numeri tondi, quindi per esempio 1,38, 1,35, 1,36, andremo ad inserire dei target price o ad alleggerire le posizioni. Benissimo, torniamo sulla nostra presentazione. Andiamo a parlare di linee di tendenza o trend line. Importantissime, le linee di tendenza, dette anche appunto trend line, sono qualcosa di veramente importante. Sono la base, secondo me, dell'analisi tecnica, in quanto oltre ad aiutarci ad individuare il trend, come abbiamo fatto nel grafico di prima, ci aiutano a capire dove sono degli importanti punti dove il trend può variare e dove sono degli importanti punti di supporti e di resistenze. Le trend line di fatto che cosa sono? Le trend line sono di fatto degli aiutanti che ci aiutano a portare avanti nel tempo dei supporti e delle resistenze. Le trend line altro non sono che degli strumenti che proiettano in avanti nel tempo uno, due o più supporti o resistenze.
Quello che fa questa trend line non è nient'altro che proiettare in avanti in maniera dinamica questi due supporti. Ok? Questo è importantissimo e lo stesso vale chiaramente al ribasso. Allora, come tracciare una trend line? Allora, tracciare una trend line è qualcosa di molto molto semplice perché, per esempio, se tracciamo una trend line al rialzo, prendiamo per esempio questa porzione di grafico per fare in modo che sia tutto più semplice, tracciare una trend line significa tracciare, appunto, unire due o più minimi, se vogliamo, appunto. Fare in modo che se vogliamo tracciare una trend line rialzista, per invece individuare un trend ribassista e quindi tracciare una trend line ribassista, dobbiamo unire due o più massimi. Ok? Allora, che caratteristiche devono avere questi minimi per essere uniti? Allora, i minimi devono essere due minimi veri. Che cosa significa? Significa che per essere uniti, i due minimi devono essere compresi, questo è il minimo, deve essere compreso tra un massimo precedente inferiore al massimo successivo. Ecco qua. Questo è un minimo che si candida a essere un buon minimo per essere utilizzato per una trend line. Questo, per esempio, è un buon minimo, lo vedremo adesso, ma vi dico già che no, questo non va bene e adesso vi spiego perché. Cancelliamo i disegni, cominciamo a tracciare la nostra trend line ufficiale, ecco qua, e adesso andiamo a vedere, questa è la trend line che tra l'altro è la stessa che abbiamo visto nel grafico di prima, giusta. Perché vi ho detto che per esempio qui non si può tracciare una trend line? Questa trend line qua, che io scommetto tantissime persone avrebbero tracciato, per esempio questa, adesso non l'ho fatta tanto dritta perché chiaramente sto disegnando con lo strumento della grafica di questo programma, però ecco qua, adesso l'ho fatta già un po' più dritta. Questa trend line non va assolutamente bene. È una trend line sbagliata. Perché? Perché, come vi ho detto prima, un minimo per essere unito attraverso una trend line deve essere inserito tra un massimo precedente inferiore al massimo successivo. In questo caso, questi prezzi non sono andati oltre a fare un massimo superiore rispetto al precedente. Quindi questo minimo non va bene. Questa che ho appena detto è la regola fondamentale per disegnare il trend, ovvero il minimo che voi andate ad unire deve essere un minimo vero, deve essere un minimo esattamente come quello che abbiamo individuato qua, ovvero un minimo compreso tra un massimo precedente inferiore al massimo successivo. Ok? Questo è il disegno che si deve formare. Questo massimo deve essere inferiore a quello successivo, altrimenti la trend line non è valida. Importantissimo questo. Ok? Stessa cosa chiaramente vale al ribasso. Bene, andiamo avanti. Allora, una trend line, appunto, oltre ad indicarci la direzione del trend, come per esempio abbiamo visto in questo caso, la trend line ci indica che il trend dell'euro-dollaro su questo grafico è al rialzo, ci indica anche un momento in cui appunto c'è un'inversione di tendenza. Perché? Perché una volta che una trend line viene rotta, come per esempio accade qui, ecco qua, guardate che bella trend line. Qui addirittura se ne può tracciare anche un'altra perché come vedete qui c'è un massimo vero, ovvero compreso tra i due minimi con le stesse caratteristiche che abbiamo detto prima, ok? Quindi questo è assolutamente. Come vedete, quando il
quando i prezzi, un attimo che cancello tutto quanto, ecco qua, quando i prezzi rompono la trend line, possiamo parlare di inversione di trend. E questo è importantissimo perché soprattutto quella che è la lunghezza delle trend line ci indica a quale ciclo stiamo facendo riferimento. Questa è una regola davvero che vi dovete segnare, ve lo dovete segnare perché è importantissimo. Se una trend line, per esempio, ha una lunghezza di un mese, quindi 30 giorni dal momento in cui viene iniziata a tracciare alla fine, quando viene rotta, significa che ha svoltato al rialzo il proprio ciclo superiore, quindi presumibilmente quando questa trend line, che facciamo finta ha una durata di un mese e viene rotta al rialzo, significa che il ciclo a 2 mesi oppure il 3 mesi ha girato verso l'alto, il che vuol dire che per almeno un tot periodo di tempo potremo contare su una spinta rialzista dei prezzi. Questa è una regola importantissima. Se voi avete una trend line che dura un mese, quando viene rotta, il trend superiore vuol dire che ha svoltato. Ok? Quindi il trend superiore tendenzialmente dura il doppio. Chiaramente questo non è una certezza matematica, però come possiamo vedere nella slide che abbiamo visto prima, eccola qua. Tendenzialmente all'interno di un ciclo come questo troviamo 2 cicli inferiori, ok? Quindi possiamo dire che appunto quando una trend line viene rotta a svoltare è il suo ciclo superiore che tendenzialmente dura il doppio. Punto numero 3, l'importanza della trend line. Allora, l'importanza della trend line è qualcosa di veramente molto importante, perché è una trend line, prima di tutto, come con le regole che vi ho dato, non preoccupatevi perché non tracerete mai una trend line del cavolo, tra virgolette, quindi con poca importanza. Ma tenete presente che più una trend line è di lungo periodo, ok, e più è una trend line importante. Ok, quindi per esempio questa trend line che dura, vediamo se riesco, ecco qua, che dura da maggio fino ad agosto, è una trend line importante? Sì, sicuramente, infatti come vedete quando poi i prezzi arrivano qui fanno fatica anche a romperla, il che è sintomo proprio di un'importanza notevole, però più una trend line è lunga, più questa è importante, ok? Quindi tenete sempre presente questa regola. Se una trend line è molto lunga, è molto importante. Inoltre, più volte questa trend line viene colpita, tra virgolette, più questa è importante. Guardate per esempio questa trend line che abbiamo disegnato. Eccola qui, questa. Guardate, io ho utilizzato questo massimo e questo massimo per appunto tracciarla. Poi da sola, senza che io abbia fatto niente, ci ha individuato questo massimo. Quindi vedete che le trend line sono davvero uno strumento importante che ci consente di individuare appunto dei supporti e delle resistenze proiettati nel futuro. Noi abbiamo visto supporti e resistenze statici prima, con i massimi e i minimi. Le trend line altro non fanno che portare nel futuro, appunto, due supporti o due resistenze, quindi assolutamente molto valido come strumento. Benissimo, andiamo avanti spediti, che abbiamo tante cose da vedere. Ho le figure dell'analisi tecnica. Qui cominciamo a entrare nel vivo dell'operatività, perché abbiamo visto il trend, abbiamo visto i vari tipi di trend, la teoria di Dow, il grafico, insomma, adesso avete capito come fare quando aprite una piattaforma di trading, sapete esattamente. Sapete esattamente come
gestire appunto un grafico, sapete dove tirare le trend line, come individuare il trend. Adesso cosa succede? Molto semplicemente l'analisi tecnica, grazie appunto a tante persone che nel passato l'hanno studiata, sono state individuate delle figure, ovvero dei movimenti ricorrenti che nel tempo si sono ripetuti e che hanno un certo grado di affidabilità per quanto riguarda appunto la previsione dei prezzi. In poche parole, l'analisi tecnica, in particolare le figure dell'analisi tecnica, che cosa dicono? Dicono: siccome il mercato è fatto di persone e queste persone tendenzialmente hanno le stesse abitudini, quando su un grafico si presenta una situazione analoga ecco qui, dovreste sentirmi, c'è stata una disconnessione da parte del programma, credo che sia partito. Adesso dovreste sentirmi, se per favore mi date conferma. Perfetto, scusate la defaillance del programma, purtroppo non è dipesa da me. Quindi, come vi dicevo, appunto, le figure dell'analisi tecnica, ci dicono. Bene, grazie a tutti, grazie mille davvero per il feedback. Le figure dell'analisi tecnica, sono state individuate da appunto chi ha studiato l'analisi tecnica, e in particolare le figure in passato, individuano dei comportamenti, dei movimenti da parte dei prezzi che appunto, una volta individuati ci permettono di, prevedere, tra virgolette, quello che succederà in futuro. Le figure dell'analisi tecnica si dividono in due macro gruppi, in due grossi gruppi. Il primo sono le figure di inversione, ovvero quelle figure che ci consentono di individuare dei cambi di tendenza, dei cambi di trend, e si dividono in anche figure di continuazione, ovvero delle figure, devo dire le mie preferite, che ci dicono appunto che i prezzi si stanno prendendo una pausa, se vogliamo, prima di continuare nella direzione del trend. E tra l'altro, adesso vedremo proprio in questo caso, in una figura di continuazione, c'è un bellissimo esempio sull'euro-dollaro che sembra voler continuare la sua salita. Quindi, adesso lo vediamo. La prima figura, allora, diciamo che i puristi dell'analisi tecnica davvero hanno individuato decine, se non centinaia, di figure. Io credo che oggi come oggi, nei mercati moderni, le figure importanti e interessanti da conoscere siano sostanzialmente due, ovvero la prima è il testa e spalle, si chiama così perché. Perché in maniera molto semplice abbiamo una spalla sinistra, una testa e una spalla destra. Quindi si chiama testa e spalle, molto semplice. Come ho detto, l'analisi tecnica è qualcosa di veramente banale dal punto di vista del lessico. Cosa succede qui? Molto semplicemente abbiamo quello che è un'inversione di tendenza, ovvero abbiamo i prezzi che arrivano da un mercato al rialzo, fanno i loro massimi e minimi crescenti, vedete? Ma minimi e massimi crescenti. A un certo punto, guardate cosa succede: la spalla destra corrisponde con una perdita di forza. Questo massimo non è più superiore al massimo precedente, ma è inferiore. Ok? Quindi molto semplicemente quello che succede è appunto che i prezzi non hanno la forza per fare un nuovo massimo. A questo punto, guardate molto semplicemente cosa succede. Una volta che viene rotto questo minimo, di fatto il trend è cambiato, ok? Quindi, qualcuno mi avvisa che la voce si sente a tratti, purtroppo non dipende da me, ma è un po' il software che fa qualche bizza, quindi io purtroppo spero che migliori. Comunque,
Quello che vi voglio far vedere è che qui questa figura noi la chiamiamo testa e spalle perché ha una spalla sinistra, una testa e una spalla destra, ma di fatto noi possiamo analizzare questa figura anche con gli strumenti che già abbiamo, perché guardate, qui abbiamo tracciato per vostra comodità, ecco qui un secondo solo, per vostra comodità una trend line. E guardate che cosa succede. Viene rotta questa trend line, quindi sicuramente un primo segnale di debolezza. Qui abbiamo la neckline, ovvero appunto la linea del collo, esattamente come se questa fosse davvero una testa e queste delle spalle. Ma la cosa molto interessante da vedere qui, e che vi invito davvero a guardare, è che se voi ci fate caso, questo massimo, ovvero una resistenza, una volta che è rotto, diventa il supporto, ovvero la neckline. Vedete? È molto molto semplice questo. Quindi, di fatto, sì, è vero, questa qui è la figura del testa e spalle, ma altro non è che un'inversione di tendenza dove viene rotto una trend line al rialzo, quindi indicativa di un trend al rialzo, e viene rotto semplicemente un vecchio supporto, ora diventato resistenza, che guardate. Adesso pulisco un attimo il disegno perché almeno è più comodo, però allora c'è qualcuno che chiede ma dove si entra in questa struttura? Calma, calma e gesso, vi sto spiegando che cos'è il cambio, la frizione e il volante e non cominciamo a parlare di come fare i freni a mano, quindi vedete che questo è un vecchio massimo. Rotto, diventa supporto, viene rotto e guardate qua, diventa di nuovo resistenza. Quindi avete visto che il concetto fondamentale su dei supporti e resistenze, vi ho detto, mi raccomando, fate attenzione, questo è importante, salta di nuovo fuori. Chiamatelo come volete, chiamatelo teste e spalle se vi piace. Personalmente a me il teste e spalle piace molto. È una potente figura di inversione, ma guardate che è sempre così in analisi tecnica. Funziona tutto perché o un supporto, una resistenza sono stati violati o una trend line è stata violata. Poi, se ci piace vedere anche un testa e spalle all'interno dei movimenti del prezzo, benissimo. Ma di fatto, con supporti e trend line, noi facciamo tutto quanto. Qual è il bello di queste figure dell'analisi tecnica? Il bello, signori e signore, è che possiamo capire dove i prezzi andranno una volta rotti questi livelli. Infatti, grazie a queste figure dell'analisi tecnica, possiamo calcolare l'obiettivo di prezzo. Ed è facilissimo. Perché l'obiettivo di prezzo, una volta rotta la neckline, ovvero la linea del collo, eccolo qua. La stessa, praticamente, tendenzialmente, chiaramente non al millimetro, la stessa distanza che c'è tra la testa e la linea del collo viene percorsa poi verso il basso. Ecco che su questi livelli potremo mettere il nostro target price. Ok, quindi molto molto semplice. Il bello delle figure dell'analisi tecnica e del motivo per cui le vediamo è proprio questo, che ci consentono non solo di fare un'analisi del trend, ma ci consentono di calcolare anche l'obiettivo di prezzo. Andiamo avanti, chiaramente il testa e spalle noi l'abbiamo visto ribassista, quindi con la testa verso l'alto, ma possiamo averlo anche sui minimi, stessa cosa anche qui, come vedete, altro non è che una trend line dei, suppo dei, vecchi, delle vec dei vecchi supporti che diventano resistenza e anche in questo caso l'obiettivo di prezzo è calcolabile. Andiamo avanti e vediamo la seconda figura importante dell'analisi tecnica detta diciamo che fa parte sempre delle inversioni. Questa figura è il triangolo. Questa figura è la figura che io preferisco. Perché? Perché il triangolo
potentissimo. E ce ne sono tanti. Quando voi comincerete in autonomia a guardare i grafici del Forex, vedrete che di triangoli è pieno il mondo, veramente, ne trovate tantissimi. E fortunatamente, sono facili da individuare e da utilizzare. Guardate un po' cosa succede. I prezzi cominciano, scusate, non trovo più, eccolo qua. I prezzi cominciano a entrare all'interno di questo triangolo, eccolo qua, e poi vengono compressi. Qui, in poche parole, è una fase laterale. Vi ricordate che all'inizio vi ho detto che i mercati spesso si muovono in fase laterale e noi dobbiamo riuscire, dobbiamo essere in grado di destreggiarci all'interno di questi mercati? Eccoci qua. Questo è il modo migliore per destreggiarci o comunque utilizzare le fasi laterali, il triangolo. Cosa succede qua? I compratori e i venditori si fanno sempre più forti. Qui ci sono i venditori, qui ci sono i compratori, qui ci sono i venditori che diventano sempre più pressanti, pressano, e qui ci sono i compratori, qui ci sono i venditori che pressano ancora di più, i compratori sempre più intenzionati. È esattamente come se voi tappate con il dito la canna dell'acqua con cui lavate la macchina. Quando voi mettete il dito sull'uscita della canna dell'acqua, l'acqua non fa nient'altro che comprimersi. Vediamo, facciamo un esempio, anzi con l'azzurro, così proprio. L'acqua si comprime, entra tutta nella canna, dentro, 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 sempre più acqua, sempre più acqua, sempre più acqua, tantissima acqua che entra, tantissima, tantissima, continua ad arrivare. A un certo punto voi non riuscite più a tenere il dito sulla canna dell'acqua e pom! Questa esce da una parte o dall'altra a seconda di dove avete posizionato la canna. La stessa cosa, identica, funziona coi prezzi e grazie ai triangoli noi individuiamo questo che sta succedendo. Ok? Quindi anche in questo caso poi fateci caso, guardate, che cos'è questa rottura? Non è nient'altro che una vecchia resistenza ora diventato supporto. Chiaramente noi però sappiamo che, avendo individuato appunto questa conformazione grafica, sappiamo appunto cosa sta succedendo e come dobbiamo aspettarcelo. Però è importantissimo vedere, vedete come di fatto altro non è che un'inversione di tendenza, perché abbiamo un trend che comincia a segnare massimi e minimi crescenti e va da una direzione. Poi, grazie alla codifica delle figure dell'analisi tecnica, riusciamo appunto a vedere questo. Una figura ancora più potente, ed è l'ultima poi di fatto che vediamo, è il triangolo di continuazione. Ok? Questo è in assoluto la figura. Un attimo che vedo, leggo qualche domanda. Ah, ecco, no, ecco, non capivo, perfetto. Cioè, allora, in questo triangolo di continuazione i concetti sono gli stessi, perché anche qui vediamo appunto che appunto, i prezzi si incastrano, se vogliamo, all'interno di questo triangolo. In questo caso però guardate semplicemente che cosa succede. I venditori hanno sempre la stessa forza, i compratori invece si fanno sempre più forti. Ok? Quindi molto semplicemente, a un certo punto i venditori mollano il colpo, i prezzi rompono verso l'alto questa linea, questa resistenza, vedete, se l'abbiamo segnato anche qua, e appunto altro non succede che quello che ci aspettiamo, ovvero se i compratori sono più forti, come vediamo qui, le offerte sono sempre più alte, gli acquisti sono sempre più alti delle vendite, semplicemente a un certo punto
i prezzi esploderanno verso l'alto, esattamente come se voi tappate la vostra canna dell'acqua, continuate, accumulate, 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 tenete verso l'alto la canna, quando aprirete l'acqua andrà verso l'alto, semplicemente. Questa è in assoluto la figura che a me piace di più e adesso vi spiego anche perché. Andiamo a vedere il grafico. Allora, ecco qua. Benissimo.